sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Pergo e Teselecco scendono in campo al Voltini per la prima partita dell'anno solare 2023 e la seconda di ritorno nel girone A di Serie C. Pergolettese di Mister Villa, reduce da 4 sconfitte consecutive, frenata sul finire dell'anno passato per il Lecco di Mister Foschi. Minuto di silenzio per Gianluca Vialli, come all'inizio di tutte le partite di questo weekend. Il Lecco a giocare il primo pallone. Passano meno di 40 secondi, lancio lungo, un colpo di testa della difesa, l'apertura sulla destra, capitano Luca Giudici, il cambio gioco, Ilari, meravigliosa, la volée col sinistro per il vantaggio dell'Ecco. Come detto, trascorsi circa 40 secondi e gli ospiti sono già avanti, bello il traversone preciso sul sinistro di Ilari da parte di Giudici, ma il numero 20 realizza un gol straordinario di elevata difficoltà tecnica e balistica. Prova a reagire subito con Abiuso, il destro è in realtà un incrocio tra cross e tiro, non c'è nessuno, Melgrati non ha difficoltà. Gioca bene a sinistra la Pergolettese che ci prova con Iori, mette dentro il pallone, colpo di tacco di Abiuso. Altra giocata difficile, non trova la porta. Questa volta sulla destra la squadra di casa con Guyu. Guyu le finte, dentro il pallone, sul palo lungo. Arriva a colpire Iori e Melgrati compie un prodigio, ma c'è fuori gioco, quindi non era buono. Poi Buso prova con la deviazione, il destro, calcio d'angolo. Primo tempo su cui c'è poco da dire, spettacolo delle due squadre, calcio d'angolo, colpo di testa e poi arriva la stoccata vincente di Buso, acquattato al limite dell'area sul colpo di testa di Battistini che diventa assist. Il numero 99 dell'Ecco sigla il raddoppio davanti all'area piccola, beffa un incolpevole Soncin che non può arrivarci e la partita sembra già chiusa dopo un tempo. Con gli ospiti in vantaggio per 2-0, ripresa, il traversone, c'è la rovesciata ed è il gol che riapre la partita, il gol che riapre la partita. Rivediamo, splendida l'azione di Varas che mette dentro il pallone e poi la rovesciata di Abiuso per il gol che riapre i conti. 2-1. 67esimo, altro calcio d'angolo come dagli sviluppi del primo gol, il colpo di testa e poi Varas davanti a Melgrati lo beffa per il 2-2. La Pergolettese rimette in carreggiata la partita, il risultato. Rivediamo il calcio d'angolo di Artioli, c'è un primo colpo di testa e poi arriva da parte di Arini e poi liberissimo Varas, colpevole però anche la difesa dell'Ecco come in occasione del 2-1, nato anche quello da sviluppi di calcio d'angolo. 77esimo, siamo sulla destra dove c'è Artioli, altro bel cross in mezzo, Abiuso va a saltare letteralmente sulle spalle di Zeliak ed è il 3-2, ha completato la rimonta la Pergolettese alla 78esimo, clamoroso al Voltini. Bello il traversone di Artioli, ma Zeliak si fa prendere letteralmente il tempo da Abiuso, giocatore di categoria superiore, come ha messo in evidenza in questi 90 minuti. Giocatore in prestito dalla Modena, 82esimo, prova una reazione coi cambi, Lacti, il Lecco, non trova la porta, il numero 8 è entrato dalla panchina.
Ecco che sulle gambe nella ripresa subisce anche il colpo psicologico, 88esimo, altro calcio d'angolo e Varas di testa va a infilare l'angolino lontano ed è addirittura 4-2 sotto la pioggia del Voltini. Lacrime amare per il Lecco di Foschi che non è stato capace di invertire l'inerzia del match nella ripresa. Lecco che fondamentalmente non è sceso in campo dall'intervallo in avanti. Subisce la clamorosa rimonta e meritata della Pergolettese e subisce anche un colpo emotivo sicuramente forte che potrebbe avere anche uno strascico per la squadra di Foschi. Finisce così, finisce al 94esimo, 4-2 per la Pergolettese che ribalta la partita nell'intervallo dopo il doppio vantaggio del Lecco e vince con merito e le doppiette di Varas e di Abiuso.